potessi fare gli uomini immortali e ridare la vita a un uomo morto, questo mestiere sarebbe apprezzabile. Mors stipendium peccati est. Morte è la paga del peccato. È duro. Si peccasse negamus, fallimur, et nulla est nobis veritas. Se ci diciamo senza peccato ci inganniamo e non c'è verità in noi. Ma ciò significa che dobbiamo peccare e di conseguenza morire. Sì, morire di morte eterna. E come chiameresti questa dottrina? Che sarà, sarà? Vogliamo, signori, presentarvi le fortune di Fausto, buone o cattive. Tanto eccelleva nella religione e nel pascolo fertile del sapere, che ben presto ebbe il titolo di dottore, primo fra quelli che amano discutere argomenti celesti di teologia, finché, gonfio di scienza presuntuosa, troppo alto volle alzare le ali di cera, che il cielo sciolse per farlo cadere. Perché sazio dei tesori del sapere, attirato da pratiche diaboliche, si è dato alla nefanda negromanzia. Nulla gli piace più della magia che egli mette al di sopra del sommo bene. Eccolo qui, seduto nel suo studio. Ma queste metafisiche dei maghi e libri negromantici sono divine. Linee, caratteri, scene, cerchi, lettere. Questo è quel che più Fausto desidera. O qual mondo di profitto, di piacere, di potere, di onore, di onnipotenza è qui promesso all'artista studioso. Tutto ciò che si muove tra i poli immobili mi obbedirà. Un re, un imperatore, comanda solo sulla sua provincia. Non chiama i venti, non squarcia le nuvole. Ma il regno di colui che eccelle in questo giunge fin dove giunge la mente umana. Un mago esperto è un dio potente. Studia, Fausto. E diventi anche tu Dio. Wagner! 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 Sì, signore. Salutami i miei cari amici Valdes il tedesco e Cornelio e pregali di venire da me urgentemente. Sì, signore. Mi gioverà più di qualunque studio, per quanto intenso. Oh, Fausto, lascia i tuoi libri dannati. Non li guardare. Potrebbero tentarti e attrarre sul tuo capo l'ira di Dio. Leggi, leggi i Vangeli. Questo è bestemmia. Avanti, Fausto! Impara l'arte famosa che racchiude il tesoro della natura. Sii sulla terra come Giove nel cielo, re e signore degli elementi. Come mi pasce l'animo quest'idea. Mi farò dare tutto dai miei spiriti. Mi scioglieranno ogni perplessità.
compiranno qualunque impresa assurda. Li spedirò nell'India in cerca d'oro, a saccheggiare le perle del mare, a frugare in ogni angolo del mondo nuovo per frutti ghiotti, cibi principeschi. Mi leggeranno strane filosofie ed i segreti di tutti i re stranieri. Riempirò di broccati l'università per vestire con sfarzo gli studenti. Con quel danaro recluterò soldati, scaccerò via il principe di Parma e regnerò sulle nostre province. Sì, mi farò inventare dai miei spiriti macchine belliche più strane della nave di fuoco che bruciò il ponte di Anversa. Mi domando che ne sarà stato di Fausto, che faceva tremare le nostre scuole con i suoi sic probo. Ah, presto lo sapremo, ecco il suo assistente. Ehi, giovanotto! Dov'è il tuo padrone? Dio in cielo lo sa! Come, tu non lo sai? Io lo so, ma non è conseguenza logica. Ehi, furfante, smetti di fare scherzi. Dici dov'è? In verità, il mio padrone è in casa, miei cari fratelli, a pranzo, con Cornelio e Valdes. Come questa bottiglia, se potesse parlare, sarebbe lieta di chiarire alle signorie vostre. E con ciò, miei cari fratelli, che il Signore vi benedica, vi preservi e vi guardi. Ma questo vuol dire che Fausto si è data quell'arte maledetta per cui quei due si sono coperti di infamia agli occhi del mondo. Anche se si trattasse di uno sconosciuto e non di un amico che mi è caro, lo stesso mi preoccuperei. Vieni, dobbiamo dirlo al rettore. Forse i suoi saggi consigli riusciranno ancora a salvarlo. Purtroppo temo che niente possa ormai salvarlo. Lo stesso dobbiamo fare tutto il possibile. Venite, Valdes il tedesco e Cornelio. Fatemi beato con il vostro sapere. Valdes, buono Valdes e Cornelio. Sapete che le vostre parole mi hanno persuaso a studiare magia e le arti occulte, ma non solo voi, ma la mia fantasia, che nella testa non ha altro oggetto se non pensieri di arte negromantica. Odiosa, oscura è la filosofia, legge, arte medica, roba da ingegneri magri, e peggio ancora è la teologia, aspra, spiacevole, disprezzabile, vile. Ma la magia, quella vi rapisce. Aiutatemi dunque, buoni amici, e io che con schietti sillogismi stupii i preti della chiesa tedesca e intorno ai miei problemi feci sciamare gli alti ingegni di Wittenberg, come gli spiriti quando il dolce museo giunse all'inferno, sarò provetto almeno quanto Agrippa il mago, di cui l'intera Europa ammira l'ombre. Questi libri, il tuo ingegno, la nostra pratica, faranno che ogni popolo ci canonizzi. Come gli indiani schiavi degli spagnoli, così i sudditi di ogni elemento saranno sempre a noi tre servizievoli. Come leoni ci faranno guardia, come alemanni a cavallo con lance o lapponi giganti ci seguiranno. E a volte, come donne, vergini, dall'alto ciglio che ombreggia più bellezza di quanta ne abbia Venere tra i seni bianchi ci porteranno da Venezia le navi strapiene e dall'America il vello d'oro che riempie le arche del vecchio Filippo se il savio Fausto è davvero deciso. Sono così deciso, Valdes, come tu a vivere. Perciò devi aiutarmi. Fausto, i miracoli della magia ti faranno lasciare ogni altro studio. Chiunque sia edotto in geografia, ricco in lingue, versato in minerali, ha tutto ciò che quest'arte richiede. Sì, certo, Fausto, che sarai famoso.
e per questo mistero più frequentato che l'oracolo delfico nei tempi andati. Dicono i demoni che possono svuotare il mare e trarne l'oro dei naufragi, sì, e i tesori che gli antichi nascosero nelle massicce viscere della terra. E allora, Fausto, che altro potremmo chiedere? Niente, Cornelio. Ah, mi rallegri l'anima. Ti prego, insegnami qualche prova magica. Voglio evocare gli spiriti in un bosco, possedere appieno queste gioie. Dovrai andare in un bosco deserto, con le opere di Alberto e di Bacone, i salmi ebraici, il Nuovo Testamento e altre cose che servono. Te le diremo prima che cessi la nostra conferenza. Lascia che impari adesso le parole d'arte. Quando avrà preso le altre cerimonie, proverà quel che può fare da solo. Prima dovrò darti i rudimenti, poi sarai più perfetto di me. Andiamo a tavola allora. Dopo cena mi spiegherete ogni particolare. Stanotte mi metterò alla prova. Dovessi anche morire, oggi scongiuro. Questo cerchio è scritto in anagramma, per dritto e per rovescio, il nome Geova, oltre ai caratteri dei segni e stelle erranti che obbligano gli spiriti a apparire. Fausto, dai inizio ai tuoi incantamenti. Vedrai se i diavoli rispondono ai tuoi ordini, ora che li hai pregati e ossequiati. Dunque, coraggio, Fausto, sii risoluto. Prova i poteri estremi della magia. Sint mihi, dei acherontis propizi. Vale at numen triplex Jehove. Ignei, aerei. Aquatici spiritus, salvete. Orientis princeps Belzebù, inferni ardentis monarca, et demogorgon, propitiamus vos ut surgat et te appareat Mefistofilis. Mefistofilis, quid moraris? Per Jehovam, Gehennam, per consacrata maquam quanunque spargo, per vota vostra, ipse nobis surgat dedicatus, Mefistofilis. Vattene! Ti ordino di mutare aspetto. Sei troppo brutto per stare al mio servizio. Trasformati in un vecchio francescano. Quel santo aspetto si addice meglio ad un diavolo. I scongiuri sono efficaci. Ah, chi non sarebbe esperto in questa arte? Com'è pieghevole questo Mefistofele, pieno di ubbidienza, di umiltà. Potente la magia e le mie formule, ormai sei negromante laureato, Fausto. Se puoi dar ordine al grande Mefistofele, qui in redis, Mefistofilis, fratris immagine. E adesso, Fausto, che altro devo fare? Ti comando di assistermi tutta la vita e di eseguire ogni ordine mio. Dovessi far cadere la luna dalla sua sfera e inondare la terra con gli oceani. Io sono servo del grande Lucifero e non posso servirti senza il suo assenso. Dobbiamo fare solo quello che lui ordina. Ma lui non ti disse di presentarti a me? No, sono accorso per volontà mia. Non ti evocò il mio scongiuro. Parla!
Fu la causa, ma per accidens. Quando qualcuno strazia il nome di Dio, abiura le scritture e il Salvatore, noi vogliamo prendergli l'anima gloriosa, ma solo se gli adopera quei mezzi che comportano il rischio di dannazione. Perciò la via più breve per scongiurare è abiurare con forza la Trinità, pregando il re dell'inferno con zelo. Così ho fatto. E affermo questo principio. Non c'è altro capo che Belzebù, al quale Fausto dedica se stesso. La parola condanna non lo spaventa perché confonde l'inferno con l'Eliso. Resti il suo spirito con gli antichi filosofi. Ma lasciamo questa inezia dell'anima. E dimmi, chi è Lucifero, il tuo signore? Padrone e arcireggente degli spiriti. Ma una volta Lucifero non era un angelo? Sì, e Dio l'amava teneramente. E com'è che adesso è il principe dei diavoli? Fu per orgoglio e insolente ambizione che Dio lo scacciò dalla faccia del cielo. E voi chi siete che state con Lucifero? Miseri spiriti, caduti con Lucifero, ribelli contro Dio con Lucifero e per sempre dannati con Lucifero. Dove siete dannati? Nell'inferno. E com'è che ora sei fuori dell'inferno? Ma questo è l'inferno e non ne sono fuori. Credi che io, che vidi in faccia Dio e che assaggiai le gioie del cielo eterno, non sia straziato da 10.000 inferni, privo ormai dell'eterna beatitudine? Fausto, smetti queste domande frivole che mi riempiono l'animo di terrore. E il grande Mefistofele è così afflitto perché ha perso le gioie del paradiso. Guardami e impara fortezza virile e a disprezzare quello che non avrai mai. Porta al grande Lucifero questo messaggio. Dato che Fausto è incorso in morte eterna poiché dispera della somma deità, gli dirai che egli gli consegna l'anima purché lo lasci per 24 anni vivere in mezzo a tutte le voluttà. E tu rimanga sempre al mio servizio e mi dia ogni cosa che ti chiedo e mi dica ogni cosa che ti comando. Uccidi i miei nemici, salvi i miei amici e obbedisci a ogni mio comando. Va e torna dal grande Lucifero. Verrai a mezzanotte nel mio studio per dirmi che ha deciso il tuo padrone. D'accordo, Fausto. Se avessi 1.000 anime, tutte le cederei per Mefistofele. Diverrò imperatore con lui del mondo. Farò un ponte teso nell'aria mobile per varcare l'oceano con un esercito. Riunirò i monti costieri dell'Africa per farne un continente con la Spagna e tributarie entrambe del mio regno. L'imperatore vivrà col mio permesso e tutti gli altri potentati tedeschi. Ora che ho avuto quello che volevo, rimarrò a meditare su quest'arte finché non torna Mefistofele. Ragazzo, vieni qua. Come? Ragazzo. Ah, bella questa. Ragazzo. Spero che abbiate visto molti ragazzi con una barbetta come la mia.
Ragazzo mi chiamo. Dimmi, mascalzone, hai qualche entrata? Sì, e anche delle uscite, come potete vedere. Povero schiavo, ma guardate come scherza la povertà con la propria nudità. Il villano è pelato e senza lavoro e con una fame addosso che darebbe l'anima al diavolo per una coscia di montone perfino cruda. Proprio l'anima al diavolo per una coscia di montone perfino cruda. Ti sbagli, amico, per Bacco dovrebbe essere bella arrosto e col suo bel sugo, se devo pagarla così tanto. E va bene. Vuoi entrare al mio servizio? Io ti farò girare come qui i miei discipulus. Come sarebbe a dire? In versi? Ma no, buffone, non cominciare a fare scherzi. E piuttosto facciamo questo bel contratto per 7 anni. Altrimenti io ti trasformo a tutti i pidotti che hai addosso in diavoli e ti faranno a pezzi. Dice davvero? Ebbene, può risparmiarsi la fatica, perché per farmi a pezzi si arrangiano benissimo da soli. Altro che si prendono certe libertà con le mie carni come se avessero pagato vitto e alloggio. Bene, bene. Mi senti? Mi senti, mascalzone? Prendi questi scudi. Sì, signore, e grazie a lei. D'ora in poi, rustico, sei prenotato a presentarti con un'ora di preavviso ovunque, quandunque il diavolo voglia venire a prenderti. Allora si prende i suoi scudi. No, non li voglio. Non li voglio. Ah, nemmeno io. Se li prenda. Ma siete testimoni che io glieli ho dati. Siete testimoni che glieli restituisco. Allora io faccio venire 2 diavoli che ti porteranno via. Bagno e Ruttone. Ruttone. Che venga Ruttone, lo rutto io. Non ho certo paura di un diavolo. E adesso farai quello che ti dico io. Sì, bombacca, vada via il diavolo, però. Spiritus, vado retro. E adesso seguimi. Sì, signore. Ma senta, mi insegnerà anche a me a scongiurare i diavoli. Io ti insegnerò a trasformarti in quello che vuoi. Un cane, un gatto, un sorcio. Quello che vuoi. Oddio, un cristiano trasformato in un cane, un gatto e un sorcio. No, signore. Semmai vorrei diventare una bella piccola pulcetta saltellante per andare qui e là e dappertutto. E sì che saprei solleticare le belle ragazze. Bravo, Wagner. Villano, chiamami Mastro Wagner. Ed ora in poi, l'occhio sinistro dovrà guardare diametralmente fisso il mio calcagno destro per quasi vestigis nostris. Insistere. Santo cielo, questo parla olandese. Va bene, lo seguirò. Che posso farci? È giunto il gran momento e nel suo studio Fausto attende l'ora in cui dovrà tornare Mefistofele. Bene e male contrastano nel suo animo. Fausto, ormai sei condannato a morte. Non ti puoi salvare. Inutile pensare a Dio, al cielo. Lascia quei vani pensieri. Non sperare nulla da Dio. Spera in Belzebù. Non farti indietro, Fausto. Sii risoluto. Perché esitare? Ma qualcosa mi dice, abbiura la magia, ritorna a Dio.
Sì. Fausto può tornare a Dio. A Dio. Egli non t'ama. Il Dio che tu adori è il tuo appetito, dove non c'è altro amore che Belzebù. Gli costruirò una chiesa e sull'altare gli offrirò sangue tiepido di neonati. Buon Fausto, lascia quell'arte esecrabile. Far contrizioni, pentirsi, pregare. Sì, sono i mezzi per salire al cielo. Sono illusioni, frutti della follia. E chi più fede ha in essi, più è scemo. Pensa al cielo e a cose del cielo, Fausto. No, pensa alla ricchezza e all'onore. La ricchezza, sì, la signoria di Emden sarà mia. Con Mefistofele accanto sei salvo, Fausto. Quale Dio può nuocerti? Non dubitare. Vieni, Mefistofele, con la buona novella di Lucifero. Non è già mezzanotte? Vieni. Vieni, Mefistofele. Che ti ha detto Lucifero, il tuo re? Che ti dovrò servire fino alla morte e pagherai con l'anima il mio servizio. Ma quella l'ha già rischiata, Fausto, per te. Sì, ma devi legargliela solennemente e scrivere un contratto col tuo sangue. Il gran Lucifero vuole una garanzia. Se ti rifiuti, me ne torni in inferno. No, aspetta. Mefistofele, dimmi. Perché vuole la mia anima, il tuo signore? Per allargare il suo regno. Ed è per questo che ci tenta così? Solamen miseri socios, abuisse doloris. È un conforto per gli infelici avere compagni nella disgrazia. Così, anche voi soffrite le torture. Più di quanto ne soffrano le anime umane. Ma dimmi, Fausto, mi darai la tua? Sarò il tuo schiavo, il tuo servitore, ti darò più di quel che potrai chiedere. Sì, Mefistofele, te la darò. Te la darò. Coraggio. Su, fatti un taglio su un braccio e impegna l'anima in modo che un giorno possa Lucifero venire a reclamarla. Poi sarai grande, più del grande Lucifero. Guarda, Mefistofele, per compiacerti mi taglio qui il braccio. Col mio sangue impegno l'anima al grande Lucifero, re sovrano della notte eterna. Guardalo gocciolare dal mio braccio e che sia propizio al mio desiderio. Aspetta, Fausto, e devi scriverlo in forma di contratto. Sì, Mefistofele. Guarda, Mefistofele, non posso scrivere, il sangue si è gelato. Porterò il fuoco per scioglierlo di nuovo. Perché? Perché il sangue si è fermato? Cosa vuol dire che il sangue si è fermato? Forse non vuole che io scriva il contratto. Perché non scorre e non mi lascia scrivere? Fausto ti cede l'anima. Qui si è fermato. E perché no? Non è tua l'anima. Riscrivi ancora. Fausto ti cede l'anima.
Fausto, ti cede l'anima. Il fuoco è pronto. Corrado, Fausto, scaldalo. Ecco, ora il sangue scorre di nuovo, come prima. Mi metto all'opera immediatamente. Che non farei pur di carpirgli l'anima. Consumatum est. Ecco il contratto con il quale ho dato l'anima a Lucifero. Ma che c'è? Che c'è qui sul mio braccio? Homo fuge. E dove dovrei fuggire? Se torno a Dio, mi butta all'inferno. No, la mia vista l'inganna, no, qui non c'è nulla. No. Ah sì, ma è chiaro. Proprio qui è scritto, uomo fuggi. Ma Fausto non fuggirà. Gli porterò qualcosa per distrarlo. Non fuggirà. Significa? Niente, Fausto. Volevo divertirti e mostrarti il potere della magia. E potrò evocare anch'io gli spiriti. Certo, Fausto. E fare cose più notevoli. È quel che basta per pagare mille anime. Ecco la pergamena, Mefistofele, con la quale ti ho dato anima e corpo, ma una condizione, che tu eseguisca ognuno degli articoli prescritti. Fausto, giuro per l'inferno e Lucifero che adempirò tutte le mie promesse. Adesso, fammi leggere. Con le seguenti condizioni. Primo, che Fausto possa diventare uno spirito, sia nella forma che nella sostanza. Secondo, che Mefistofele sarà il suo servitore e ubbidirà i suoi ordini. Terzo, che Mefistofele farà per lui e gli procurerà qualunque cosa. Quarto, che nella sua camera e abitazione Mefistofele sarà invisibile. Infine, che egli accorrerà presso il suddetto dottor Johannes Faustus in qualunque momento, aspetto o forma che gli sia richiesta. Io, Johannes Faustus di Wittenberg, dottore, per la presente cedo il corpo e l'anima a Lucifero, principe dell'Oriente, e al suo ministro Mefistofele. E inoltre concedo loro, purché trascorsi 24 anni senza violazione dei precedenti articoli, il pieno potere di prendere o portare via il suddetto Johannes Faustus, corpo e anima, carne, sangue e beni, nella loro dimora, ovunque essa si trovi. Firmato Johannes Faustus. Di, Fausto, riconosci questo contratto? Sì. Prendilo. E che il diavolo te lo paghi. E adesso, Fausto, chiedi ciò che vuoi.
Prima di tutto, una domanda sull'inferno. Dov'è quel luogo che gli uomini chiamano inferno? Sotto il cielo. Questo lo so, ma in quale posto? Entro le viscere di questi elementi, dove siamo per sempre torturati. L'inferno non ha limiti, non è racchiuso in alcun luogo. Inferno è dove siamo. E dove è inferno, dobbiamo stare sempre. E infine, quando il mondo verrà sciolto e ogni creatura purificata, diverrà inferno ciò che non è cielo. Ma che? Per me l'inferno è una favola. Poi lo vedrai e cambierai idea. Perché tu credi che io sarò dannato. Ma certamente, vedi la pergamena dove è ceduto l'anima a Lucifero? Sì, e anche il corpo. Ma cosa importa? Pensi davvero che io sia così sciocco da credere che dopo questa vita si può soffrire? Ma va, va, sono frottole, storie da donnetta. E io, Fausto, non dimostro il contrario, che fui dannato. Adesso sono in inferno. In inferno? Se questo inferno non mi preoccupa esserci condannato, come discutere, camminare, eccetera. Cambiamo discorso. Voglio una moglie. La più bella ragazza di Germania, perché sono lascivo, licenzioso e non so vivere senza una moglie. Una moglie, Fausto, su, via, non parlare di moglie. No, portamene una, buon Mefistofele, la voglio davvero. Ne vuoi una? E va bene, ti porterò una moglie per tutti i diavoli. Allora, Fausto, che ti sembra tua moglie? Troppo focosa, maledetta puttana. Ascolta, Fausto, il matrimonio non è che una sciocchezza cerimoniale, non ci pensare più se mi vuoi bene. Cercherò le più belle cortigiane. Ogni mattina le avrai nel tuo letto. Qualunque donna, vedi se vuoi, è tua. Fosse pure pudica come Penelope, o saggia come fu Saba, risplendente come Lucifero prima della caduta. Guarda con attenzione questo libro. Vuoi dell'oro? Ripeti queste righe. Ecco, tracci per terra questo cerchio e richiami i venti, le tempeste, i fulmini, i tuoni. Risvegli questo tre volte con unzione e appaiono degli uomini corazzati, pronti a eseguire tutto quello che vuoi. Grazie, Mefistofele. Ora
Vorrei tanto un libro con tutte le formule magiche, gli incantesimi, per evocare gli spiriti quando mi piace. Sono tutti qui, in questo libro. E adesso vorrei un libro con tutti i caratteri e i pianeti del cielo per conoscerne i modi, la disposizione. Anche quelli ci sono, tutti qui. E poi vorrei un libro, poi basta, con tutte le piante, le erbe e gli alberi che crescono sulla terra. Sono tutti qui. No, no, ti inganni. Te l'assicuro, Fausto. Quando guardo il cielo, me ne pente e ti esecro perverso Mefistofele, poiché mi hai derubato di quelle gioie. Oh. Oh. Andiamo, Fausto. Credi che il cielo sia così glorioso? Giuro che tu o qualunque altro uomo su questa terra è due volte più bello. Potresti dimostrarlo. Se fu fatto per l'uomo, conta più l'uomo. Fatto per l'uomo, dunque fatto per me. Devo abiurare la magia, pentirmi. Pentiti, Fausto. Dio ti perdonerà. Dio non può perdonarti. Sei un demone. Chi sussurra a mio orecchio che sono un demone? Fossi anche un diavolo, Dio mi perdonerà. Sì, se mi pento, Dio mi perdonerà. Certo, ma Fausto non si pentirà mai. Studi Mefistofele. Parliamo di divina astrologia. Ci sono molti cieli sopra la luna e gli astri celesti hanno un unico globo come la massa di questa nostra terra centrica. I cieli sono come gli elementi su dalla luna fino all'orbe empireo, ognuno avvolto nella sfera dell'altro e tutti girano intorno ad un solo asse il cui estremo è detto polo del mondo. Ne sono i nomi Marte, Giove, Saturno, finzioni, bensì stelle erranti. E hanno tutti un unico movimento situ et tempore. Tutti si muovono da est a ovest in 24 ore attorno ai poli del mondo, ma il loro moto è diverso attorno ai poli dello zodiaco. No. Perfino Wagner sa questi rudimenti. È tutta questa la tua sapienza. Chi non sa il doppio moto degli astri? Chi non sa che il primo si compie in un giorno naturale e il secondo così? Saturno in 30 anni, Giove in 12, Marte in 4, il Sole, Venere e Mercurio in un anno, la Luna in 28 giorni. Queste sono supposizioni da matricola. Ma dimmi, ogni sfera ha un suo dominio o intelligenza? Oh, sì, sì. E quanti cieli o sfere ci sono? 9. I 7 pianeti, il firmamento e il cielo empireo. Ma non c'è un cielum igneum o cristallinum? No, ma quelle sono favole. E adesso dimmi, perché non vi sono aspetti, congiunzioni, eclissi, tutti con gli stessi intervalli, bensì in un anno ve ne sono di più e un altro anno di meno? Per in equale motu respecto totius. Ben risposto. E adesso dimmi,
Chi ha fatto il mondo? Non voglio. Buon Mefistofele, dimmelo. Non insistere perché non te lo dirò. No. Sciagurata, hai promesso di dirmi qualunque cosa. Sì, purché non sia contro il nostro regno, e questo lo è. Pensa all'inferno, Fausto, perché sei condannato. Vattene al brutto inferno! Hai condannato la mia anima infelice. Non sarà troppo tardi. Troppo tardi? Mai troppo tardi. Se Fausto può pentirsi. Pentiti e i diavoli ti faranno a pezzi. Se ti penti, nemmeno ti sfioreranno. Cristo, Salvatore mio, prova a salvare la mia anima infelice. Cristo non può salvarla, perché è giusto. Soltanto io ho diritto su di essa. Chi sei tu, con quell'aria terribile? Sono Lucifero, e questo è il mio compagno, il principe dell'inferno. Oh, Fausto, vengono a carpirti l'anima. Siamo venuti a dirti che ci offendi. Parli di Cristo contro la tua promessa. Non dovresti pensare a Dio. Devi pensare al diavolo. E alla sua nonna. Non lo farò. Non lo farò mai più. Vi chiedo scusa. Giuro di non guardare mai più in cielo, mai nominare Dio, mai pregarlo. Di sgozzare i preti, bruciare i Vangeli, abbattere i templi con i miei spiriti. Sì, fallo. E noi te ne saremo molto grati, Fausto. Fausto, siamo venuti dall'inferno per offrirti qualche trattenimento. Guarda, siediti e vedrai. Siediti! E vedrai nel loro vero e proprio aspetto i sette peccati capitali. Questo spettacolo mi piacerà. Come piacque ad Adamo il paradiso il primo giorno della creazione. Non parlare di paradiso, di creazione, Fausto! Guarda lo spettacolo, invece! Parla del diavolo! Venite voi! Ora, Fausto, puoi domandare a ognuno di loro il suo nome e inclinazione naturale. Chi sei tu? La prima. Sono la Superbia. Sono come la Pulce d'Ovidio. Posso saltare, danzare, scherzare, fare. Posso. Ma che non posso? Chi sei tu, la seconda? Sono l'Avarizia. Concepita da un vecchio tirchio entro una vecchia borsa di pelle. E se i miei desideri potessero avverarsi, vorrei che tutti voi veniste mutati in oro per potervi chiudere nel mio forziere. Oh, il mio oro dorato! E chi sei tu, la terza? Sono Ligra! Balzai dalla bocca di un leone quando aveva appena un'ora di vita. E da quel momento corro su e giù per il mondo. E chi sei tu, la quarta? Sono l'invidia. Sono magra a forza di veder mangiare gli altri. Oh, se ci fosse almeno una carestia in tutto il mondo da far morire tutti, così rimarrei sola. E allora vedreste come diventerei grassa. Fuori, va fuori, vile invidiosa. E chi sei tu, la quinta? Sono la gola. Sono di stirpe regale. Mio nonno era un prosciutto di maiale. Mia nonna una damigiana d'onore. E adesso, Fausto, che conosci il mio lignaggio, mi inviterai a pranzo? Oh, preferisco vederti impiccata. Mi mangeresti tutte le provviste. Allora va e muori strozzato. Ah.
Prima tu, ghiottona. E chi sei tu, la sesta? Sono la Pigrizia. Nacqui su una spiaggia al sole e di qui non mi sono più mossa. Ah, non dirò un'altra parola per tutto l'oro del mondo. Ah, e chi sei tu, Madama Sgualdrina, la settima ed ultima? Chi? Io, signore? Sono una che preferisce una spanna di salame crudo piuttosto che due braccia di stoccafisso fritto. Il mio nome è Lussuria. Vieni, Fausto, vieni. Bene, fuori, fuori all'inferno, all'inferno, all'inferno. Fuori, all'inferno, all'inferno. All'inferno, all'inferno! Ti è piaciuto, Fausto? Questo spettacolo è pasto per il mio spirito. Vedrai, Fausto, l'inferno è un luogo pieno di delizie. Come mi piacerebbe vedere l'inferno e poi ritornare. Come ne sarei felice. Lo vedrai. A mezzanotte ti manderò a prendere. Nel frattempo, Fausto, guarda questo libro e studialo bene. Dopo potrai assumere qualunque aspetto o forma che desideri. Oh, grazie, potente Lucifero. Ne avrò cura come della mia stessa vita. Ora, Fausto, ti saluto. E pensa al diavolo. Arrivederci, grande Lucifero. Dotto Fausto vola per il mondo e Mefistofele gli è compagno e guida. Per scoprire i segreti dell'astronomia scritti nel cielo di Giove, vuole scalare la vetta dell'Olimpo, vede le nuvole, i pianeti, le stelle. Ma non riposa dalle sue fatiche. Nuove prodezze lo richiamano ancora e solcando l'aria sottile, vola a assaggiare la scienza cosmogonica che divide le coste e le frontiere. Vola a conoscere imperi, regni, contrade misteriose. Le grandi meraviglie del suo viaggio non vi dirò, voi stessi le vedrete.